Salve a tutti! Oggi in questo video parleremo di una delle tematiche più interessanti legate ai mezzi italiani, in particolare parliamo di Centauro e Freccia, e del fatto che questi due mezzi sono stati provati tra il 2012 e il 2014 dai russi. Sono stati effettuati una serie di importanti test e sulla loro base si sono giunti a delle conclusioni abbastanza interessanti da analizzare, da leggere, ed è soprattutto una tematica veramente poco conosciuta in massa, che questi mezzi sono stati provati dai russi di persona. E naturalmente le conclusioni che si sono fatte non tutte sono ufficiali, ma c'è una parte comunque disponibile in rete, ci sono tanti articoli che ne parlano. Io ho trovato uno che spiega abbastanza bene un po' tutti i momenti più importanti e ve lo lascerò nel primo commento, mentre noi oggi andremo ad analizzare quali modifiche sono state portate in Russia, perché sono state portate lì e quali sono le conclusioni che si sono fatti i russi. Naturalmente le difficoltà, i pregi, i vantaggi rilevati. Penso che sarà una tematica estremamente interessante, quindi come sempre chiamate i vostri nonni, nonne, cugini, fratelli e tutti i vostri amici, perché decisamente sarà una tematica molto interessante. Iniziamo dall'inizio. Il contratto per la prova di veicoli italiani è stato firmato tra Italia e Russia il 3 dicembre del 2010 a Sochi. Era un periodo interessante, durante il quale il comando russo valutava seriamente i test e l'acquisto di mezzi occidentali per le loro esigenze. In primis a loro servivano i FV e APC, quindi per cambiare i BTR e provare naturalmente dei FV gommati, quindi Freccia. Centauro è stato un esperimento, giusto per capire se avevano bisogno di simili mezzi, tipo cacciacarri. Interessante il fatto che Russia considerava veramente, e considera ancora oggi da certi punti di vista, che Centauro sia il migliore veicolo cacciacarri nella sua categoria. Quindi ecco perché è stato considerato Centauro per la prova. In primis loro erano concentrati su Freccia e hanno richiesto per queste prove Centauro e Freccia nelle loro modifiche. Che modifiche sono? Abbiamo naturalmente il classico Centauro con il 105 mm e hanno chiesto anche la versione di Centauro con il 120 mm, che andremo a vedere dopo, e Freccia nelle versioni 25 mm e con il cannone da 30 mm, che neanche Italia ha in servizio. Quindi sono state provate tutte e quattro le versioni dei due mezzi. I test hanno portato a delle interessanti conclusioni, sia positive che negative. Iniziamo dal fatto che non tutto è stato criticato dai russi, ci sono tanti aspetti favorevoli che le sono piaciuti veramente tanto, altrimenti per una serie di ragioni che andremo a vedere oggi. Iniziamo da Freccia. Voglio subito iniziare dagli aspetti positivi che secondo i russi sono stati trovati. Gli aspetti negativi li lasciamo per il finale del video. Quindi, secondo i russi, da quello che si può leggere, comunque Freccia, che era il loro principale obiettivo per cambiare il BTR, in quel periodo aveva un'ottima costruzione, nonostante il fatto che Freccia già a quei tempi non era uno dei più modernissimi mezzi e necessita anche Freccia ormai di una certa modernizzazione, però in ogni caso i russi riconoscono un ottimo livello di costruzione meccanico e tecnico del mezzo, hanno studiato in certi aspetti, naturalmente in base a quello che è stato permesso, la motorizzazione, la trasmissione e altri elementi del mezzo, e soprattutto il sistema di combattimento è stato studiato abbastanza bene da quello che si sa, quindi ottiche, stabilità di fuoco, comodità, layout interno, spazi, tutte cose essenziali che vengono testate di solito in questi test. Il primo mezzo che è andato naturalmente è il classico, il Freccia con il 25 mm cannone automatico. Il secondo, la seconda variante che i russi hanno voluto provare è stata la variante con la torre modificata con il cannone da 30 mm. Non ci sono informazioni sugli ATGM utilizzati, quindi
molto probabilmente gli ATGM Spike non sono andati in Russia da questo punto di vista. Hanno provato il sistema di combattimento, le ottiche e in generale hanno riconosciuto buon livello, un ottimo livello e una grande comodità di utilizzo del mezzo. Vi ricordo che qui comunque Freccia anche al giorno d'oggi ha un buon sistema di combattimento con ottiche termiche, stabilizzatore di fuoco sia orizzontale che verticale, capacità di utilizzare una vasta gamma di munizionamento, inclusi gli APFSDS, che è una tematica ancora abbastanza complessa per i russi, e ha analizzato naturalmente gli aspetti costruttivi e di mobilità. Qui vediamo una foto in Russia della versione di Freccia proprio con il 30 mm. Vediamo il contenitore che contiene due Spike, che non ci sono informazioni, quindi molto probabilmente all'interno non c'erano. Qui vediamo i test effettuati a rotte sgonfie. Secondo i test russi, il mezzo completamente con tutte le rotte bucate deve comunque riuscire a percorrere un determinato spazio. Mi sa che sono a minimo 3 km. Il mezzo deve percorrere senza nessun problema. Quindi avere la capacità di potersi autoevacuare anche in questi casi. Qui vediamo molto probabilmente degli ufficiali russi che analizzano da vicino le ruote, il loro comportamento e le sospensioni. Sono aspetti essenziali. Un altro aspetto importante da sottolineare è che Freccia, come probabile sostituto del BTR per i russi, era visto anche come una maggiore qualità dal punto di vista della sopravvivenza dell'equipaggio e protezione del mezzo, perché il BTR comunque ormai è superato da quel punto di vista, perché ha una costruzione di base che garantiva un livello di protezione massimo contro il 12,7 mm frontali, che sono valori non soddisfacenti al giorno d'oggi, mentre comunque Freccia su carta deve garantire un livello di protezione molto più superiore, e parliamo di protezione frontale contro i cannoni automatici da 30 mm sulle reali distanze di combattimento e una protezione laterale di base contro le mitragliatrici pesanti 14,5 mm. Con delle aggiunte protezioni in più può garantire la protezione contro il 30 mm a 360 gradi, ed è un valore di protezione molto superiore rispetto ai BTR, paragonabili al boomerang russo, però qui parliamo di un prototipo, mentre Freccia è ormai un mezzo più che reale. Un altro aspetto da sottolineare: già 10 anni fa per i russi era fondamentale avere un mezzo comunque anche più comodo, ergonomico e sicuro per l'equipaggio, con un portellone posteriore per poter far entrare e uscire velocemente la fanteria e soprattutto garantirle una protezione maggiore contro le mine, perché di base su carta Freccia garantisce un livello di protezione fino a 6 kg di esplosivo sotto la ruota e ha decisamente un comfort maggiore rispetto ai BTR, sia per spazi che per seduta. Quindi questi sono aspetti interessanti e importanti da sottolineare. Il prossimo momento che è stato analizzato dai russi in base a quello che gli è stato permesso è questa foto, l'ho trovato, è piccolina, però qui abbiamo Centauro, questo è il suo motore e tutti gli agganci esterni. Ecco, questi sono aspetti fondamentali che vengono analizzati perché è importante dal punto di vista logistico e anche tecnico e della costruzione del mezzo quanti agganci esterni ha il motore rispetto al resto del mezzo. Teoricamente si pensa che meno agganci esterni ci sono, più è perfetta la costruzione a livello ingegneristico. Da quello che i russi scrivono, da quello che si trova in giro, gli agganci esterni di Freccia dovrebbero essere 22, mentre per Centauro sono 34, da quello che scrivono i russi. Questo in realtà li ha stupiti, perché a livello ingegneristico siamo a ottimi livelli, quindi per cambiare il motore di Freccia e Centauro i russi dichiarano mediamente 3 ore e mezza in campo aperto, che sono ottimi valori. Per farvi capire, cambiare il motore di T-72
ci vogliono minimo con equipaggio molto preparato 6 ore ed è fattibile. In internet potete trovare 12 ore, ma 12 ore da quelle testimonianze che io ho letto è veramente roba da caristi molto principianti. Ecco, caristi già che conoscono bene quello che fanno, hanno un determinato automatismo, possono farlo in 6 ore. Che comunque è peggio rispetto a 3 a 3 ore e mezza, però sono mezzi diversi, sono motori diversi. In ogni caso, i russi dichiarano un buon livello da questo punto di vista. Per finire con Freccia, vi faccio vedere le ottiche del cannoniere. Parliamo dell'ottica Lothar, e qui dietro potete vedere anche l'ottica del capomezzo panoramica. Parliamo di ottimo livello di ottica e sistema di combattimento Sicona. Da quello che si trova in rete, sono ottiche termiche di seconda generazione con visibilità fino a 5 km. Con le ottiche termiche e poter ingaggiare tranquillamente il bersaglio fino a 2-2,5 km utilizzando il calcolatore balistico e telemetro laser. È interessante il fatto di vedere una specie di tergicristallo per pulire le ottiche, questo è un aspetto importante. Manca un sistema di chiusura automatica delle ottiche, questo potrebbe essere un determinato problema contro le schegge d'artiglieria o mira professionale di qualche cecchino che proprio vuole colpirti l'ottica. Però queste sono modifiche facili da realizzare, bisogna ammetterlo. Però è importante, diciamo che le nuove esperienze lo dimostrano, che sono aspetti da non sottovalutare, la protezione delle ottiche. Ora però passiamo al nostro principale protagonista d'oggi, che è decisamente Centauro. Nonostante Freccia era l'obiettivo principale dei russi, quello che è caduto più sott'occhio naturalmente è Centauro, perché è una classe di mezzi che i russi non hanno. Ecco, il cacciacarico amato loro non ce l'hanno, per loro è poco interessante. Vi farò capire perché. In ogni caso lo hanno studiato, l'hanno analizzato in due modifiche diverse. Naturalmente la modifica principale è la 105 mm che noi tutti conosciamo. Qui vediamo la foto che è già in Russia. L'aspetto importante da dire è che i russi il 105 mm lo considerano veramente poco, non tanto per la questione di APF-SDS che comunque hanno un determinato limite, ma soprattutto per la carica cava e HE. HE soprattutto che ha delle limitazioni molto basse e già inferiori al 125 mm russo, che per i russi l'HE è fondamentale, senza quello non si va avanti per niente. Quindi il 105 mm, qui lo vediamo, per loro di base era poco interessante, anche se comunque bisogna ammettere che Centauro ha un buon sistema di combattimento chiamato Turms, con delle ottiche sia termiche che notturne, un calcolatore balistico e telemetro laser tutto integrato. È un mezzo abbastanza sofisticato, però naturalmente anche lui necessita già di modifiche. Infatti Italia valuta di sostituirli con Centauro 2. Andiamo avanti con questa foto. Naturalmente analizzando Centauro è stato analizzato anche il sistema di combattimento, ottiche, ergonomia interna anche di questo mezzo qua, che sono aspetti fondamentali. Bisogna ammettere che i russi nelle loro descrizioni non criticano questo aspetto. Abbiamo una buona ergonomia, buoni spazi interni, decente livello di sistema di combattimento. Vi ricordo che comunque questa è la versione 105 mm che i russi non consideravano particolarmente. In ogni caso, questa foto è la posizione del capomezzo con le proprie ottiche SVIM SPT694, facilissime da memorizzare. Come vi dicevo, buon sistema di combattimento, ottiche termiche notturne, precisione fino a 2-2,5 km, telemetro laser, calcolatore balistico, un ottimo mezzo per i suoi tempi. In ogni caso, come ho già detto, anche l'Italia stessa li sta già sostituendo. Quello che interessava maggiormente ai russi era questo gioiellino qua, che era Centauro con un altro sistema di combattimento, un'altra torre italiana, ed è il Centauro con il 120 mm, che è decisamente un'altra storia. Andiamo avanti con questa foto.
sì, i mezzi sono stati trasferiti tramite porto, dove abbiamo Centauro con il 120 mm e dietro di lui abbiamo il Freccia con il 30 mm. Questo è Centauro che interessava maggiormente ai russi, calibro 120 mm, nuovo sistema di combattimento. La torre si chiama Hitfact 120, è un altro progetto italiano abbastanza interessante, con un sistema di combattimento decisamente superiore, ottiche panoramiche per il capo mezzo, maggiori possibilità dal punto di vista della protezione, più ergonomia, più flessibilità con le munizioni, decisamente un altro livello. Questa è una foto della stessa torre, diciamo non montata ancora, quindi la potete vedere al meglio. Da questo punto di vista abbiamo le ottiche che si chiudono per il cannoniere, ottiche capo mezzo, due posizioni esterne, buon livello di protezione balistico, da quello che so minimo 14,5 mm dovrebbe reggere senza problemi, quindi sono ottimi livelli di protezione per un cacciacarri, ecco, che proprio non dovrebbe stare in prima linea. Questo è lo schema ufficiale di descrizione del mezzo, potete mettere in pausa, leggervelo, quindi tutti gli armamenti secondari a disposizione, 12,7 mm, 7,62, le granate fumogene, la possibilità comunque, anche qui vi fa vedere che la torre può montare il 105 mm, di base al 120, con tutto un sistema particolare, abbastanza interessante, di sistema di combattimento, sistemi elettronici, tutto a livello elettrico qui è interessante. Questo suscitava veramente tanto interesse per i russi, molto alto, poteva di base diventare abbastanza un affarone, ecco, per l'Italia, con dei acquisti anche abbastanza grossolani. Interessante anche l'aspetto di ulteriore modifica da parte dei russi dei mezzi Centauro, e parliamo in primis del cambiare la torre con la torre dei BMP-3 e l'utilizzo del cannone da 100 mm 2A72 e il 30 mm automatico con sistema di ricarica automatica. Questa era una delle loro idee da utilizzare, e la seconda idea era la possibilità di cambiare la torre o da 105 o da 120 con il cannone da 125 mm e la torre di Sprutasdea. È una specie di cacciacarri e mezzo per il sostegno della fanteria per le forze aviotrasportate VDV, mezzo abbastanza interessante, cingolato. Era una loro idea abbastanza interessante, che penso sia curioso da sapere. Passiamo ora alla parte forse più interessante per alcuni. Naturalmente iniziamo a parlare dei difetti, quello che per i russi non andava tanto bene nei mezzi italiani. Posso dirvi che ufficialmente sono emersi fuori, tranne le foto, pochi difetti ufficiali. Questo non significa che non c'erano, ma i russi non sono poi stati così disponibili a darci questi difetti e dirceli. Dalle foto e da quello che viene detto, la mobilità era un problema per i russi. Versione 8x8 e il peso potenza di comunque un mezzo da 24 tonnellate dava determinati problemi nei terreni russi. Si infangava un po' troppo questo mezzo Centauro, e a loro questo andava poco bene. BTR pesa molto meno, parliamo di un mezzo da 13 tonnellate, Centauro ne ha 24, spesso dovevano tirarlo fuori. Abbiamo un'altra foto dove il Centauro viene tirato fuori, quindi questi erano casi molto ripetuti. Un altro problema evidente è che, nonostante il motore da 520 cavalli diesel, i russi raccontano che in situazione di freddo estremo, che è comunque possibile in Russia, e l'attivazione del sistema di riscaldamento interno a tutta potenza, il motore diesel poteva avere delle perdite di potenza su certe inclinazioni e il mezzo semplicemente non saliva su. Quindi perdite di potenza a causa dell'utilizzo del condizionatore a tutta potenza. Vengono trovati come difetto anche le guarnizioni, soprattutto sopra la torre. In certe situazioni i russi hanno riscontrato che in temperature estreme l'accumulo di neve e umidità comportava a far entrare all'interno del mezzo acqua, quindi le guarnizioni davano difetti, si restringevano, si screpolavano e l'acqua entrava all'interno.
non è un difetto critico, è facile da risolvere, però comunque dava fastidio. Ed era evidente che in certe situazioni, in certe temperature, non pensate, ecco, queste guarnizioni. Devo anche evidenziare un altro momento particolare. Ai russi non è stato concesso l'opportunità di effettuare test balistici o esplosioni. Quindi nessuna esplosione sotto la ruota, sotto lo scafo, nessun colpo balistico da carica cava sullo scafo, né di Centauro né di Freccia. Quindi da questo punto di vista i russi non erano contenti, perché non avevano l'opportunità di verificare le reali potenzialità di questi mezzi dal punto di vista della difesa. Bisogna ammettere che questo ha comportato ai russi di avere dei dubbi sulle reali caratteristiche di questi mezzi, soprattutto della qualità delle sospensioni, dello scafo V e le saldature. Quindi tutti questi momenti non sono piaciuti, e soprattutto i russi sostengono che magari i produttori italiani non hanno voluto questi test per non far svelare determinati problemi riguardanti questi mezzi e compromettere gli altri contratti esterni. Bisogna anche ammettere che senza effettuare questi test, da certo punto di vista, era molto difficile che i russi potessero acquistare questi mezzi senza averli provato al 100%. Andiamo avanti con un'altra foto, sempre lo stesso caso, abbiamo Centauro che va sempre trascinato da qualcuno, quindi si ribadisce sempre che i problemi dal punto di vista della mobilità in Russia per Centauro erano alti. Abbiamo anche un'altra foto dove vediamo i collegamenti esterni per il motore di Centauro. Ricordo che questi test sono stati fatti e i russi sono stati soddisfatti da questo punto di vista. Ci sono stati anche altri casi curiosi, almeno uno io lo racconterò nel mio Telegram, quindi vi invito a cercare il link nella descrizione della pagina e iscrivervi per poterlo vedere, anche questo caso abbastanza interessante che penso di postarlo domani. Per adesso io in questo video ho finito di descrivere la situazione russa e spero che sia stato qualcosa di nuovo ed interessante per voi. Voi naturalmente commentate, potete dire tranquillamente la vostra opinione e le vostre impressioni di questi test, o se sapete qualcos'altro scrivetelo, io sarò curioso di leggere. Voi naturalmente iscrivetevi, chi non è iscritto mettete un like, condividete questo video con i vostri amici, parenti e tutti i vostri conoscenti, reagite a questo video, perché sapete, per voi non è difficile, per me invece è molto importante. Grazie.